Volevo fare un attimo il giro di alcuni strumenti che si usano normalmente, per esempio, nello sviluppo del software, ma che voi potete, io utilizzo correntemente per fare qualsiasi cosa. Allora, il primo è secondo me una delle cose essenziali è che sono i source code management system. Che cosa sono? Sono sostanzialmente sono nati da tanto tempo, da 30-40 anni, dei sistemi per gestire il codice. I programmi di solito non sono scritti da una persona sola, sono scritti da tante persone insieme che lavorano insieme, quindi vi potete immaginare, no? Tante persone che lavorano insieme sullo stesso codice come fanno a lavorare, nel senso che si devono passare le cose l'un l'altro, se io faccio delle modifiche, poi tu le devi poter vedere. Ma non in tempo reale, perché tu nel frattempo stai lavorando da un'altra parte, quindi cioè, voglio dire, c'è tutta un'interazione che è piuttosto complessa, ma che ha generato una serie di strumenti che si chiamano SCM, Source Code Managers, di cui appunto diciamo, non è l'ultimo modello, ma l'ultimo, quello più usato in questo momento è Git, scritto GIT, che ha vari provider che hanno appunto delle interfacce web, perché diciamo, negli ultimi modelli di source code management ovviamente si usa la rete come collettore, cioè sostanzialmente l'idea è questa: c'è di qualsiasi cosa voi facciate, voi potete mettere una copia di questa cosa, la potete mettere in rete con un meccanismo che è? Buongiorno. Un altro che ha bisogno di una telecamera. Vabbè. Va bene. Come funzionano? Vi faccio un disegnino su come funziona un source code manager. Aspettate. L'idea è questa. Adesso non vi faccio tutta la storia perché è lunga e abbastanza inutile. No, forse un pochino va fatta, forse un pochino è meglio farla. Aspettate. Condivido questo. Ogni volta faccio partire. Ok, vedete, no? Allora, il primo source code manager si chiamava SCCS. Non scrive, permesso, grazie. Non scrive. Hello. Si chiama SCCS e funzionava così. Voi avevate un file, mettiamo un file di codice C, quindi era hello.c. Poi c'era un programma a cui affidavate il file, lui ne faceva una copia di questo file. E questa copia si chiamava
s.hello.c. E ogni volta che voi avevate bisogno di lavorare su hello.c dovevate chiamare un comando di scccs che riproduceva hello.c da questo file qua. Quindi praticamente c'era una copia, no? E poi c'era la vostra sorgente. In questo modo era possibile mantenere tutte le versioni, cioè questo file qui conteneva tutte le versioni della sorgente, ok? Quando c'era un file fuori, nessuno poteva fare un altro get quindi non era parallelo. Poi c'è stato un altro versioning system che si chiama RCS. Questa è stata l'evoluzione. Era sostanzialmente la stessa cosa. C'era un file che si chiamava hello.c, e qua c'era hello.c. C'erano delle differenze sostanziali, veniva sempre salvato solo l'ultima versione e le versioni precedenti erano tutte le differenze, venivano salvate solo le differenze nel file. Ok, fino a qua tutto era in locale, cioè tutto stava sullo stesso disco dove c'era la sorgente stessa. A partire da boh, poi c'è stato un sistema che si chiama CVS. E in questo sistema era possibile salvare intere alberature, cioè directory con dentro altri file, eccetera, eccetera, no? Che venivano salvate interamente, tra l'altro usando come backend RCS, venivano salvate sempre in locale, veniva salvata tutta l'alberatura ed era possibile mantenere l'intera alberatura, che era importante perché i file non erano... Ok, CVS poi introdusse anche l'idea che ci fosse una macchina remota, cioè l'idea che io ho un progetto che ha tanti file, magari delle directory con delle sottodirectory, complicato quanto vi pare, no? E questo è tenuto in un'altra macchina, in un host diverso, in cui esiste una copia del file. Oh. A questo punto, quello che succede è che di queste copie qua ce ne possono stare tante su tante macchine diverse, una su questa, no? Questa è la copia 1, questa è la copia 2, ma sono... E qui si può lavorare in parallelo, no? Quindi su macchine diverse, quindi questo è remote CVS, questo si chiamava sempre CVS, ma è stata una versione. Ok, cosa succede? Che qua... ci deve essere e c'era una gestione dei conflitti, cioè se io faccio delle modifiche su questo file qua e tu fai delle modifiche su questo file qua, come funziona la faccenda? Come si gestisce tutta la cosa? Allora, la cosa, diciamo, a partire da questo sistema qua, la cosa ha cominciato a funzionare in un certo modo che ora vi vado a illustrare. Non so, vi è chiara la progressione con cui si arriva a questo? Sì? No? Forse? Sì. Ok. Aspettate che fatemi salvare qua. Maestro, di nuovo il rientro.
Credo Sono io? Colpa mia? che... Eh sì, credo di sì. Adesso no, comunque, non si sente. Non so, io non sto Forse ero facendo. io che mi ero smutato per dire sì, non lo so, scusate. No, No? no, ma... aspetti. Sistemi, questo lo salviamo così, scm.png, e va bene. Adesso, qual è l'idea a partire da questo sistema qua? Da un sistema che ha che diciamo ha una copia remota. Facciamo un nuovo disegno. Allora, il sistema, cioè diciamo un'idea di un SCM, adesso al di là del fatto che sia Git o HG o quello che è, Bitkeeper, è che avete una macchina remota che rappresenteremo in questo modo, e questa è remota, e poi qua avete il programmatore A. E qui avete il programmatore B. Diciamo che siamo in due a programmare soltanto. In mezzo c'è la macchina remota. Allora, il programmatore A cosa fa? Fa una copia del repository remoto sulla sua macchina. Quindi questa è la copia. E anche la fa anche il programmatore B. E fino a qua. Tutto bene. Poi cosa succede? Il programmatore A programma e lo fa anche il programmatore B. Ok? Allora, a un certo punto il programmatore A arriva a un certo punto che, boh, gli funziona tutto quello che ha fatto, vuole chiudere la giornata o insomma vuole chiudere quello che sta facendo e fa quello che si chiama un. Quindi qua c'è C', diciamo, e fa quello che si chiama un commit dentro il repository remoto. Questo è il termine utilizzato. E quindi a questo punto la copia che sta in locale diventa la versione remota. Ok? Quando il programmatore B è pronto lui per fare il suo commit, lui ha una versione che chiameremo C secondo, che non è sincronizzato col primo, per cui il sistema non gli permette di fare questo commit. Ok? Fino a quando lui non fa un update del suo repository con C'. Ok? Lui deve fare prima un update e poi può fare un commit. Vi è chiaro il meccanismo? Ditemi sì o no, non vi vedo. Vabbè, ma se non fa, cioè, oggettivamente se non fa l'update, cioè se non fa l'update non riconosce i dati come ancora ricevuti e quindi non può fare il commit. No, il problema è che da questo momento in poi, da questo punto in poi, loro vanno fuori sincrono, ognuno va per conto proprio. Ok? Le due sorgenti si divaricano. Questa è una cosa che può succedere 20 volte al giorno, il commit, non dipende quando. Quanto si sta lavorando rapidamente. Ma Sì, prego. se il programmatore A, cioè, ha programmato qualcosa che va in conflitto con il programmatore B, dato che stanno Ma programmando parallelamente? succede, può succedere. Allora, mettiamo conto che il programmatore A ha programmato. Generalmente ci si organizza, cioè, questo non è la
la panacea contro il casino. Cioè, per lavorare insieme bisogna organizzarsi. Tu lavori su questo, io lavoro su quello, no? Però mettiamo conto che per via di certe dipendenze tra codice, eccetera, eccetera, il programmatore tocca un file che è direttamente che interessa anche il programmatore B. Può succedere, allora, possono succedere due tipi di cose. Per esempio, il programmatore A aggiunge del codice da qualche parte in un file che viene utilizzato e viene cambiato anche dal programmatore B. Ci sono dei sofisticati programmi di merge che fanno il merge tra le due cose, cioè se il programmatore A ha messo della roba in linee che sono diverse da quelle del programmatore B, eccetera, eccetera, il programma che fa la gestione, l'SCM, cerca di fare un merge. Delle volte non ci riesce e lascia dei segni nel codice in maniera che il codice non funziona più perché ci stanno dei segni in cui dice questa parte qua è in conflitto, quindi risolvilo. Però chi è che deve risolvere il conflitto? Lo deve risolvere l'ultimo che arriva, in questo caso il programmatore B. Altrimenti non può fare il commit. Capite quello che voglio dire? Sì. Ma Incidentalmente, sì. questo update non è il pull, giusto? È il Non devo pull. aprire. Nel caso di Git si chiama pull. No, perché adesso, ok, adesso se volete parliamo proprio di come funziona Git. Questo è un SCM qualsiasi. Gli SCM con repository remoto funzionano così. Da una parte c'è il commit, dall'altra parte c'è l'update e poi c'è il commit. Ok? Questo è un SCM, diciamo, vecchio stampo in cui il repository remoto è il master effettivamente di tutta la baracca. Per esempio, appunto, SCM di questo tipo si chiamano, potete andarli a vedere, si chiamano, no, scusate, si chiamano CVS. Intanto io li ho usati tutti perché non so, ho fatto tutta la storia, quindi CVS si chiamano SVN, e così via. Gli ultimi ritrovati in fatto di SCM sono quelli che fanno questo lavoro qua, cioè per esempio Git, Mercurial, Arch e così via, ce ne stanno tantissimi. Quello più usato è Git. Allora, Git ha un repository remoto e adesso rifacciamo la cosa dei due programmatori. Quando uno vuole le sorgenti sul proprio computer, fa quello che si chiama un clone, perché fa veramente un clone di questo repository. È una copia pari pari, ok? Che si trova su questa macchina. Quindi, volendo, questa macchina qua può andare avanti a fare, quando con Git, quando voi programmate e fate un commit, il commit lo fate in locale, lo fate dentro questo repository, che è un clone del repository remoto. È solo quando fate un push che succede che
questo repository fa una sorta di contro clone, fa un push dentro il repository remoto. Quindi io qua posso andare avanti a fare quanti commit voglio senza essere collegato in rete, perché tanto lo faccio in locale. Ok? Nel momento in cui gli dico di fare un push, lui in realtà fa il push del proprio repository. Al tempo stesso, l'altro programmatore può fare la stessa cosa, e però nel momento in cui vuole fare un push, lui continua a fare commit qui dentro, no? Nel momento in cui vuole fare un push di questo, deve in realtà fare un pull prima, che è la stessa cosa che abbiamo visto prima, solo che questa cosa è complicata dal fatto che appunto ci sono in Git si fa il clone dell'intero repository. Ok? Questo ha vari vantaggi naturalmente. Uno di questi è che si può lavorare benissimo senza rete. Io posso lavorare senza rete per quanto tempo voglio. E poi dopo, quando sono pronto, faccio un push. Posso fare un push anche se ho fatto 10 commit, ok? O 20 o 100 o quello che è. L'altro vantaggio, diciamo, che ha Git in particolare, ed è per questo che in questo momento è quello preferito, è che permette di fare i fork. I fork sono che questo repository remoto si clona direttamente in un altro repository remoto e segue una sua storia indipendente con i suoi programmatori, eccetera, eccetera. Perché? Perché questa cosa è, diciamo, perché si fa una cosa del genere? Questo si chiama il fork. E poi ha anche dei meccanismi di branching molto, molto sofisticati. Poi vi spiego che cos'è il branching. Il fork che cos'è? Mettete conto che appunto io per esempio adesso voglio modificare del software che è fatto da altri. Naturalmente si tratta di software libero, io ho accesso alle sorgenti, eccetera, eccetera, e voglio però fare uno sviluppo senza dover chiedere permesso, perché a me il software libero come licenza mi consente di fare tutto quello che voglio con quel software, salvo renderlo proprietario. Però se non lo rendo proprietario, faccio dello sviluppo, lo posso fare. Il problema qual è? Che nei precedenti source code managers non potevo reinserire il mio sviluppo all'interno dell'alberatura originale del codice. Perché? Perché l'alberatura era una, era quella di riferimento, quindi io o dovevo ricominciare da capo e copiare tutto, eccetera, eccetera, oppure non potevo farlo. Invece con Git quello che si può fare è fare un fork, si prende tutta la storia, proprio tutto il repository delle sorgenti, e a quel punto quello diventa tuo, no? È anche segnata il fatto, la storia, il fatto che questo proviene da un fork che proviene da un altro repository, eccetera, eccetera. Dopodiché io su questo fork posso fare tutto quello che voglio, e incidentalmente quello che posso fare, tra tutte le cose che posso fare, me ne posso andare completamente separatamente. Però se sono per esempio gentile, sono in vena di gentilezze, faccio quello che si chiama un pull request al repository
al repository principale. Per esempio, se penso di aver contribuito qualcosa di veramente... No, vabbè, non so cosa ho scritto, ma... se penso di aver contribuito qualcosa di molto fondamentale, di importante, posso dire fate un pull da questo repository qua e loro possono farlo e fare un merge di quello che, delle innovazioni che io ho fatto nel mio fork e quindi reinserirle all'interno di un del branch principale. Ok? Sostanzialmente il fork non è altro che un branching, cosa che è una cosa che si può fare molto facilmente, per esempio con Git. Si poteva fare anche con sistemi precedenti, ma non era così. Se io, per esempio, a un certo punto decido che di fare per esempio delle modifiche che però sono molto così, di cui non sono sicuro che funzioneranno. Allora cosa faccio? Faccio le modifiche, le faccio su un ramo laterale, per esempio lo chiamo e lo posso chiamare come mi pare. Di solito il ramo principale si chiama master e gli altri si chiamano come ci pare. E io qua faccio tutta una serie di modifiche, no? Che non so se vanno bene oppure no. Se non vanno bene, io posso ammazzare questo ramo e il master nel frattempo ha continuato ad andare avanti per conto suo. Nel caso andassero bene, io posso sempre fare un merge in qualsiasi momento col master, cioè far rientrare le modifiche che ho fatto nel ramo principale e a questo punto le modifiche vengono incorporate nel ramo principale. Poi nel frattempo qualcun altro può aver fatto un altro ramo e così via. Ok? Allora, questo per esempio, beh, noi abbiamo per esempio un repository, Git, che è quello delle fondamenti di informatica, in cui io tengo tutte le lezioni, eccetera, eccetera. Qui l'interfaccia che voi vedete da rete, altro non è che l'interfaccia del repository. In questo caso qua, questo è un uso abbastanza improprio di un sistema del genere, però magari diventerà più proprio quando cominceremo a sviluppare del software, no? Perché io posso benissimo usare questa cosa qua come cloud repository, come se fosse un Dropbox che però mi tiene tutte le versioni di un dato programma. Ok? Avete domande al riguardo? Buongiorno Sheila. Volevo chiederle, ma Buongiorno. Prego. se per sbaglio faccio un merging con uno di questi branch e poi mi accorgo che era un errore, posso eventualmente annullare il merging che ho fatto? Ormai è troppo tardi, è fissato. Allora, si possono fare due cose. Dunque, una cosa che non ho detto è che quando io faccio un commit, viene comunque salvata la versione precedente. Guardate, faccio prima a farvi vedere come funziona la baracca, perché siccome lo usiamo nel nostro... Aspettate, fatemi vedere se sto nel posto giusto. Ok. Aspettate un attimo. Ok.
Allora, facciamo una prova proprio col nostro repository. Così vi faccio vedere come funziona la baracca. Per esempio questo. Ok, qui sto nel terminale, sto nel repository, che è un clone del repository che sta in rete. Questo repository qua è remote, corrisponde, ci vedete? Vedete bene quello che sto Sì, scrivendo? sì. Aspettate. Sì. Ecco, questo è il repository remoto, ok? Mi sta dicendo che questo è il repository remoto. Allora, io adesso ho fatto una cartella che si chiama SCM test in cui scrivo un pezzo di codice. Ciao.test. Buongiorno a tutti. Questo è il corso. E io scrivo questa cosa di FDI. Adesso, questa cosa qua, se io vado a vedere dove sta nel mio repository, non sta da nessuna parte perché non ho nemmeno committato la directory che sta sopra questa. Quindi, però posso benissimo dire, va bene, aggiungi al repository, aggiungi questo. Questo file e adesso posso vedere se lui lo sta. Ok, lui mi sta dicendo: guarda, sì, c'ho un nuovo file da aggiungere perché me l'hai detto tu, no? E poi incidentalmente ci sono altri due file che non hai ancora aggiunto, che stanno lì e che non so niente a cosa fare. Io se non gli dico di fare niente, non fa niente. Adesso gli dico, ok, mi va bene, questo fai un commit fai un commit dentro il repository. Questo commit qui, vedete, lui l'ha fatto in locale. Questo numero, questo è un indicatore di che cosa, del numero, è una sorta di numero di commit, un po' complesso, perché in realtà questo qui è, se io guardo il log, vedete, questo è questo numero qua. Ok, e mi sta dicendo che questo è l'ultimo commit che è stato fatto. Ok, allora adesso qual è il problema? Il problema è questo non sta dentro il repository remoto. Ok, e mettiamo conto che io adesso faccio un'altra cosa. E dico e ci scrivo errore di sbaglio e qua metto una cosa che è sbagliata. Ok, quindi il mio file in questo momento è così, cioè ha sia la prima cosa che l'errore di sbaglio. Adesso mettiamo conto che committo anche questa, perché siccome sono scemo lo faccio. Lo status mi dice che io l'ho modificato, io lo aggiungo e lo committo. Commit-m sbaglio. Ok, vedete che è cambiato questo, eh? Qua è cambiata questa cosa, questa è una nuova versione. Ok, allora io in questo momento ho il file sbagliato. Ho detto, oh no, ho il file sbagliato, mi serve quello di prima. Ok? Quello di prima, come si chiamava?
si chiamava, diciamo che c'aveva questi primi 6 numeri, ok? 6 o 8, quello che sono. Ok, se io voglio recuperare quello, io faccio checkout. Aspettate che mo non mi ricordo come si fa, ma faccio checkout di ciao.test versione questa. Forse, eh? No. Aspetta, allora al contrario. Aspetta, meno help. Scusate che non mi ricordo come si fa, perché non lo faccio mai. Trish. Proviamo a fare il contrario. Questo ciao.test. Ok. Adesso mi ha ritirato fuori la versione precedente. Vedete che non ha la scritta errore di sbaglio. Chiaro? Cioè lui tiene tutte le versioni e tutte le versioni sono recuperabili. Chiaro il concetto? Sì, Sì. quindi Oh, adesso il se punto è. dovessi fare un errore, basta. Sì, è abbastanza. Sì, Sì, adesso il perfetto. problema è che io adesso ho di nuovo una versione che è modificata di Ciao Test, cioè è tornata indietro, ma per lui è modificata. Incidentalmente potete vedere qual è la modifica. Perché, vabbè, adesso qua ho fatto una cosa stupida, ma no. Per esempio, voi potete vedere qual è la modifica tra i due ultimi. No, adesso, per esempio, il mio ultimo è sempre questo, no? Se io adesso rifaccio git checkout. Head, cioè l'ultimo ciao test. Ok, io me lo ritrovo sbagliato. Ok, e posso continuare a fare checkout in continuazione tra quello giusto e quello sbagliato. Posso anche vedere qual è la differenza tra questo e questo. Ok, lui me lo fa vedere in un file diff. Questa è la. No, posso vedere così, forse. Git diff questo ciao test. Ecco, qua mi sta dicendo, vedete, questo incidentalmente è un file che può essere dato in pasto a un altro, a un'altra. A un altro software che si chiama Patch, che permette di patchare il codice per assimilarlo a un'altra versione, per esempio. In questo caso qua, lui mi sta dicendo che nella versione nuova io ho aggiunto due righe, una riga vuota e una riga con scritto errore di sbaglio. Ok? Rispetto, lui sta dicendo tra la nuova e la vecchia. Io ho aggiunto questa roba qua. Ok? E posso continuare ad andare avanti in re. Allora, io qua, per esempio, se io andassi indietro col checkout, a questo punto lui se la trova. No. No, scusa, devo dirgli che è questo. Ok. Lui se lo ritrova, per lui questo è di nuovo, lui non sa che noi siamo tornati indietro. Lui ti dice, beh, questo è di nuovo cambiato. No? Posso ricommittarlo. No, adesso mi ha staccato la testa, vabbè. No, nel senso che lui adesso posso, devo fare così, scusatemi, devo fare head. Head, ok, adesso sto attaccato. Ma perché prima ho fatto il checkout? No, sono sempre.
Sono sempre staccato? No. Vabbè, mi sono incasinato come al solito. Ed ciao. Status. No, sono sempre staccato, vabbè. Devo riattaccare la testa. Comunque, in linea generale si può. Qui si recuperano tutte le cose. Io posso, per esempio, posso dire basta, rimuovo questo file. Oh no, non lo volevo rimuovere. Oh cavolo, come faccio? Non c'ho più niente. Eccolo qua di nuovo. Ok, cioè. È un affare, insomma, che serve per lavorare, ma adesso per metterla molto sul. Ok. Questo tipo di strumenti, appunto, si chiamano source code management. Io adesso non mi metto a raccontare. Git è anche abbastanza complicato come funzionamento. Vi volevo soltanto dire, esistono questi strumenti qua e sono molto utili per chi gestisce sorgenti. Sono soprattutto utili per le sorgenti di tipo testuale, perché sui testi si possono fare un sacco di cose, ma siccome i programmi, generalmente le sorgenti dei programmi sono testi, potete ovviamente gestire molto bene i testi, ma gestiscono altrettanto bene file binari, anche roba molto pesante, possono gestire file di audio, video, eccetera, eccetera. Non sono adatti per fare una cosa del genere, perché comunque sia, per esempio, perché testi sì e non binari? Perché sui testi, per esempio, si può fare quel lavoro che vi ho fatto vedere, di vedere quali sono le differenze, no? Su un file binario non c'è niente da fare, quando è cambiato un file audio, cosa si può fare? L'unica cosa che si può fare è sostituirlo, no? Quindi sostanzialmente Git, per potersi tenere tutte le versioni, perché lui riesce a fare il checkout anche del file binario precedente, eccetera, eccetera, si deve tenere tutte le versioni del file binario, e questo ovviamente, per esempio, prende un sacco di spazio, vi potete immaginare, mentre invece sui file di testo si possono fare delle ottimizzazioni. B. Come? Maestro frizzato. Lo vedo. Eravamo a file binario, va bene, però dopo l'audio, cioè che non si poteva Sì, no, cambiare. nel senso che un file audio non ha altre possibilità che quello di essere sostituito. E siccome lui si tiene tutte le versioni precedenti, se uno per esempio fa tanti avanti indietro di file audio, alla fine non conviene usare Git per una cosa del genere. Però Git, per esempio, hanno notato una cosa, che quando uno per esempio usa dei file audio o dei file video, insomma dei file binari molto pesanti all'interno di un repository, generalmente l'uso è un uso fatto così, non per cambiarlo in continuazione, ma per averlo là e poterlo leggere, per averlo all'interno del repository. Quindi c'è un sistema dentro Git che si chiama LFS, Large File System, che permette di fare il commit leggero, tra virgolette, dei file pesanti, però è chiaro che non permette, cioè permette di fare anche il cambiamento continuo di questi file pesanti, però
è chiaro che ogni volta lui accumula un'altra copia, quindi il repository diventa gigantesco. Dico questo perché, siccome noi ci occupiamo di audio, eccetera, eccetera, non vi venga l'idea di, per esempio, salvare varie versioni del vostro ultimo capolavoro su Git. Ma quello che potete salvare su Git, però, sono tutti i file che, per esempio, producono il capolavoro. Il file finale, in fondo, non importa tanto, no? Generalmente noi, per esempio, facciamo delle cose in cui il file finale è il risultato di un processo più o meno complesso di assemblaggio, no? Che può essere salvato da qualche altra parte, su YouTube, su SoundCloud, su dove che sia, che sono sistemi fatti apposta per quel tipo di cose là. Però tutti i sorgenti, le annotazioni, i file che servono per creare quella cosa lì possono benissimo essere salvati su Git. Allora, quindi gli SCM sono la prima categoria di file di cui vi volevo parlare, che appunto sono molto utili per noi, ma vi dico appunto, io ne uso uno anche per tenere le annotazioni di questa lezione. In particolare per i programmatori sono molto utili altri sistemi, per esempio quelli che si chiamano di continuous integration. Allora, se voi sviluppate del software, una delle cose di cui vi dovete preoccupare è, ok, il software gira. Allora, adesso stiamo parlando di sviluppo professionale di software, quindi voglio dire, non in particolare il softwareino che vi sviluppate a casa vostra per farvi il vostro pezzo oppure il vostro. Però, per esempio, se sviluppate, che ne so, una libreria di tools per una certa cosa, quello che vi interessa sapere è, va bene, ma io quando lo sviluppo io, poi quindi sta in un repository remoto, Luca lo vuole usare, lo prende dal repository remoto e non funziona sulla sua macchina. Perché? Perché abbiamo sistemi diversi, eccetera, eccetera. Come faccio Cambia io? spesso, tra l'altro. Capita sempre. Ora, come si fa, per esempio, per non dico essere sicuri al 100%, ma per mitigare questo problema? Allora, esistono sistemi come? Ognuno se lo compila da sé. Lo so, ma io vorrei essere sicuro che tutto funzioni prima, perché tu quando te lo vai a compilare di solito escono fuori le magagne, non funziona la compilazione, eccetera, eccetera, no? Allora, io vorrei avere un sistema che mi permette di verificare, per esempio, la compilazione, ma anche i test, cioè io posso avere, per esempio, per il mio software una batteria di test che mi dicono che il software sta funzionando, ok? Allora, sulla mia macchina i test girano, ma sulla tua no. Magari compila pure, ma i test non girano, ok? Come faccio io a fare delle verifiche in continuazione senza chiamarti? Luca, che me lo provi per favore, cioè che vorrei sapere se funziona sulla tua macchina, no? Usando una Come. macchina virtuale si potrebbe. Lo so, ma non è la macchina virtuale di Luca. In effetti è quello che si fa, ma sono dei servizi cosiddetti di continuous integration, cioè, o altrimenti detto CI, sono dei servizi che funzionano in remoto, accedono direttamente ai vostri repository. Naturalmente voi date la possibilità di
di leggere dai repository, tanto si fanno un clone, no, del repository su una macchina virtuale e fanno tutto quello che gli si dice di fare, cioè compilalo e esegui la batteria di test e lo fai su Linux, su Windows, cioè fai tante macchine virtuali quante sono i sistemi che si vuole testare. Servizi del genere ce ne sono anche a gratis. Purtroppo molti di questi sono legati specificamente a GitHub, che è il maggiore provider di servizi Git. E quindi se per esempio il vostro repository non sta su GitHub, vi dovete trovare un altro continuous integration. Cioè, il più famoso di questi si chiama Travis, scritto Travis. Ok? Potete andare a vedere Travis Continuous Integration, ve lo scrivo qua. Questo è il più famoso e quello che funziona meglio, tra l'altro. Travis fa, se voi vi fate un account gratuito, eccetera, eccetera, lui fa il clone dei vostri repository e esegue quello che c'è scritto in un file che sta dentro il repository, che si chiama .travis.yml, in cui tu gli puoi dire: fai il test con questo sistema operativo, questa versione, questo cosa, e gli si può dire e gli si può elencare tutti i sistemi operativi, tutte le versioni, tutte le cose. E lui fa i test e dopodiché fa i test e fa dei report, dice questo non ha funzionato, qua ha sbagliato, qui. E così si fa quello che si chiama la continuous integration. Sistemi del genere si chiamano Circle, Travis, c'è Jenkins. Io adesso comincerò a usare Jenkins, mi sembra il più malleabile. E così via. Quello che dovete sapere è che esistono sistemi del genere. Cioè, quando volete fare dei test a tutto tondo, dovete mettere su appunto una batteria di test con questo tipo di sistemi. Si chiama continuous integration semplicemente perché lui, appena vede che io ho fatto un commit, ho fatto un push dentro il mio repository, tal dei tali, eccetera, eccetera, fa il test. Cioè, questa roba è sempre attiva. I test, queste macchine li fanno creando delle macchine virtuali da zero. Quindi le macchine virtuali sono assolutamente vergini, non hanno nessuna, cioè hanno tutte le librerie che tu gli dici che devono avere, no? Cioè le librerie che formano le dipendenze del sistema e solo quelle, e quindi da lì si scoprono tutte le magagne, perché appunto sono delle macchine, cioè per esempio un'applicazione nella mia macchina potrebbe funzionare perché io ho un certo tipo di dipendenza, eccetera, eccetera, e così via, no? E sulla mia macchina sono soddisfatte, ma magari appunto sulla macchina di Luca o di Leonardo non sono soddisfatte queste dipendenze, io non me ne sono accorto, no? E improvvisamente non funziona più niente. Ecco, su una macchina virtuale di un continuous integration system, questo non può succedere, perché sono io che devo definire come deve essere fatta quella macchina là, che viene creata sul momento per fare la prova. E poi viene ammazzata, basta, sparisce. Ok? Quindi il continuous integration funziona in questo modo qua. Aspettate che non. Ok. Altra dunque
Adesso qui vado velocemente fuori, fuori bordo per una cosa che forse non incontrerete mai, forse non vi interesserà mai, però è invece sta diventando uno degli strumenti essenziali di lavoro, che è la cosiddetta containerizzazione. Allora, voi avete capito che attraverso la rete si possono fare un sacco di cose, cioè per esempio, appunto, attraverso sistemi di clouding, di rete, eccetera, eccetera, si può fare interagire, che ne so, le app sugli smartphone, con i computer, con la gente tutta insieme, eccetera. Per cui diventa particolarmente importante saper gestire queste cose. Allora, di che cosa ci si è accorti? Ci si è accorti che, appunto, anche su un server, se su un server girano molti servizi, per servizi intendo dire, che ne so, Git, piuttosto che, per esempio, questo servizio che stiamo usando noi, cioè Jitsi, e così via, tutte queste cose interagiscono tra loro e non sempre positivamente. Cioè, per esempio, a Jitsi servono, che ne so, delle librerie di una particolare versione di un certo linguaggio, mentre a Git ne servono magari stesse librerie ma di un'altra versione e così via. Cioè, ci sono delle interazioni che sono negative tra i vari servizi, e come si fa a ovviare a questi problemi, si creano quelli che si chiamano i container. Che cosa sono i container? I container sono delle specie di macchine virtuali, sono come delle macchine virtuali, ma molto più leggere che delle virtual machine vere e proprie, e in cui sostanzialmente si può far girare un sistema operativo completamente separato, con le sue librerie, eccetera, eccetera, che gira come un processo della macchina, fisica, quindi a tutti gli effetti è come una macchina virtuale, solo che non ha l'isolamento totale, della macchina virtuale, e questo alleggerisce tantissimo il carico. I container sono molto efficienti e molto veloci. Prego. Tipo gli environment di sviluppo che fai mettendo le librerie che utilizzi Beh, per tipo per esempio, Python. diciamo che quelli sono una forma di containerizzazione. Cioè, per esempio, se uno fa un servizio che gira su Python, però ha bisogno, o comunque ha bisogno di una certa versione di Python, e con le librerie di un certo tipo, di una certa versione e così via. Magari, appunto, su una macchina vorresti avere anche un altro servizio che ha delle le stesse librerie ma di un'altra versione. Ecco, li si può mettere in due container diversi. Allora, questi container, adesso i più famosi di questi sono, il più famoso di questi si chiama Docker, e voi potete andarvi a vedere che cosa fa Docker, come si usa. Sono roba veramente parecchio complicata, io ci sto perdendo la testa, perché per esempio questo servizio che voi vedete, questo Jitsi qua, gira su un container che sta su una mia cloud, cioè su una macchina che ho in affitto. Incidentalmente,
questa macchina sta a Helsinki, per cui noi per trovarci passiamo da Helsinki e così vediamo Scilla che sta a Città del Messico. Stai ancora a Città del Messico, Scilla? Sì. Ecco, vedi. Però passiamo da Helsinki quindi andiamo dalla neve al sole, dal sole alla neve al sole, perché a Helsinki c'è la neve in questo momento. Vabbè, comunque, su questa macchina, per esempio, girano vari container, uno di questi è questo, un altro è gira Git, poi volevo farne girare ancora degli altri, ma serve tempo per imparare a usarli anche perché le interazioni tra queste macchine sono parecchio complicate. E, incidentalmente, c'è un aspetto dei container che è molto utile, che si coniuga con la questione del source code management, è che i container possono essere aggiornati un po' come quando si fa un pull da un container, da un repository Git, cioè si può fare il pull del container, quello si auto-aggiorna e improvvisamente uno si ritrova tutta l'applicazione aggiornata perché è stata aggiornata dai manutentori del container e così via. Questo è, appunto, vi ripeto, sono strumenti che forse voi non avrete. Non ci dovrete per forza avere a che fare, però sono strumenti che stanno diventando veramente molto importanti in un mondo così distribuito come è quello che abbiamo adesso. Adesso ciascuno di noi ha almeno uno smartphone e un computer, la roba si divide tra una cosa e l'altra, in realtà sta depositata su 10 cloud diverse, una è Google, l'altro è, che ne so, ognuno ha le sue, e per cui sta diventando molto importante la gestione, cioè capire bene come funziona questa roba qua. Bene, io andrei avanti perché sono le 4 e un quarto e passerei, adesso comincerei veramente uno dei capitoli fondamentali di questo seminario che è quello sulla programmazione. Perché secondo me, appunto, un uso adeguato dei computer è quello che si ottiene sapendoli programmare. Se uno non li sa programmare, passa la vita a fare il babysitter del computer, che non fa quello che uno vuole che faccia. E allora uno sta là e fa il babysitting, lo imbocca col cucchiaino, eccetera, eccetera. Quando uno lo sa programmare, improvvisamente il computer comincia a diventare uno strumento piuttosto utile perché finalmente fa quello che uno vuole. Ora, prima di cominciare questa cosa, faccio un breve excursus su quello che dicevamo l'altra volta, cioè sul software libero e sulla necessità di utilizzare software, la necessità nostra, che è una necessità specifica, è una funzione creativa, è la necessità di usare software libero per la creatività. Allora, il problema qual è sostanzialmente? All'inizio tutto il software era libero, nel senso che era talmente complicato farlo che ognuno condivideva i pezzetti di roba che si riusciva a fare, eccetera, eccetera. Dopodiché, come sempre, come spesso accade, è diventato un mercato. Nella società dell'informazione vi potete immaginare che
All'inizio il software è stato uno dei fondamentali propulsori dell'economia di mercato della società dell'informazione. Adesso non lo è più. Paradossalmente, adesso il vero propulsore della società dell'informazione sono i dati. Google, il suo motore di ricerca, è software libero, nel senso che si può andare a vedere come è fatto, come non è fatto. Tanto non importa, cioè, sostanzialmente senza i dati che ha Google, il motore di ricerca non serve a niente, non trova assolutamente nulla. Quindi diciamo che è utile per motivi di studio, ma senza i dati non fa niente. E stessa Ma cosa, prego. ci sarà un altro cambio di paradigma oppure ormai le compagnie usano i dati e guadagnano sui dati perché da qui a per sempre il guadagno è quello di avere dei dati per fare delle pubblicità, eccetera. Vabbè, No, il punto è che nella società allora, il cambio di paradigma avverrà quando ci sarà un'altra società. Siccome la società dell'informazione è arrivata 20-25 anni fa, penso che ci vorranno 400-500 anni per un cambio di paradigma, sempre che accadrà. Cioè, voglio dire, immaginatevi la società agricola. La società agricola poteva pensare di diventare una società industriale? No, incidentalmente nella società agricola, se poco poco un anno andava male, morivano milioni di persone, de fame, cioè voglio dire. Quindi quello che voglio dire è che, per esempio, il modello di società che abbiamo adesso, che è un modello di società, adesso so di dire una cosa semplicistica perché non è vero, però diciamo, nella nostra società occidentale nessuno muore più di fame, anzi adesso il problema è il contrario, che si muore perché si scoppia di obesità oppure di cose di questo tipo. Il paradigma della società industriale è stato quello della massificazione del mercato, e soprattutto per poter fare questo è stato quello della necessità di produzione di alte quantità di energia. Quindi i possessori, coloro che, cioè chi sono diventati ricchi? I ricchi sono stati quelli che avevano il petrolio, i petrolieri, in generale quelli che riuscivano a produrre energia. Nella società dell'informazione chi sono i ricchi? I ricchi sono quelli che hanno i dati, no? Sono i contenuti. Quando dico dati non sono solo i dati per profilare l'utente, sono anche quelli, ma sono in generale qualsiasi forma di informazione. Questa è la benzina, no? È la sorgente, è l'asset della nostra società. Sto dicendo questo per dire che all'inizio c'è stata appunto una sorta di deviazione della società dell'informazione che ha fatto sì che il software sia diventato un mercato, ma in realtà il software non è è un mercato molto difficile da portare avanti. E in effetti chi è riuscito a fare i soldi sul software lo ha fatto e lo fa tuttora su meccanismi di user lock-in, per esempio, di monopolismo, di monopolizzazione, che sono quei meccanismi che le società diciamo capitaliste dei consumi mettono in atto quando il mercato è difficile, no? Il software, come mai esiste una figura come Bill Gates o come Microsoft? Esiste perché Bill Gates è riuscito a operare una politica di totale user lock-in a partire dai produttori di chip, cioè praticamente ricattando Intel, ricattando. Cioè, vi siete mai chiesti perché Motorola
è un mercato così secondario. All'inizio Motorola era fortissimo sui microprocessori. È diventato secondario perché non voleva sottostare al lock-in di Bill Gates. Cioè, il lock-in era questo: o tu imponi che i tuoi chip abbiano sopra il sistema operativo Microsoft, o se no, io non ti do la possibilità di accedere al software in anticipo per poterlo adattare al tuo sistema, no? In modo che tu possa vendere delle macchine con chip Motorola e sistema operativo. Cioè, tu potresti venderle solo se il sistema operativo è Microsoft, altrimenti vuoi il tuo sistema operativo. Motorola ci girava sopra, per esempio, ci girava sopra oltre ai Mac, perché una volta i Mac erano Motorola, ci giravano sopra tutti gli Unix di questo mondo, però voglio dire. Ora, vabbè, lasciamo perdere i dettagli cruenti di questa cosa, ma è chiaro che, per esempio, adesso, a 30 anni di distanza, si capisce perfettamente che, infatti, il successo del software libero è legato principalmente a questo, no? Non perché le persone siano diventate più buone, ma perché in generale il mercato del software non conviene assolutamente, conviene molto di più che il software sia libero e che tutti ci possano mettere le mani, eccetera, eccetera, perché tanto tutto torna utile, tutto il lavoro fatto da tutti i contributori che contribuiscono liberamente, no? È molto più utile una volta che uno ha i dati a Google. Perché Google fa il Google Summer of Code, in cui tutti i programmatori si riuniscono in California meravigliosamente, che bello, che gioia, tutti quanti, eccetera, eccetera. Perché tanto a loro gli va tutto. È come si suol dire a Roma, tutta acqua per l'orto. Cioè, funziona tutto bene il fatto che la gente sviluppi software libero, eccetera, eccetera. Perché il vero asset, quello su cui non avete tutto sto accesso, sono appunto i dati. E questo vale per Google, vale per Facebook, vale per qualsiasi cosa. Il bello della questione è che, per esempio, nel caso di Facebook, siete voi che contribuite, siamo noi che contribuiamo a arricchire Facebook, no? Cioè, l'asset di Facebook, il bello della questione è che siamo noi che liberamente, con il nostro tempo, eccetera, eccetera, contribuiamo. Veniamo a Ma noi. scusi, Sì, prego. ma se io ho il codice, no? Sì. Non rischio di riuscire ad arrivare al source code e arrivando al source code di ottenere i dati? No, Ok. dunque tu lo sai come sono fatti i dati. Cioè, per esempio, avete un'idea di come funziona Google? No, però visto che c'entravano a proposito di matrici marcoviane, c'entrava qualcosa, non so perché. Ho letto questa cosa, si basava Google sulla ricerca. Ok. Ma questo, boh, non lo so, però così, adesso non lo so manco io come funziona Google, però un'idea ce l'ho di come può funzionare. Cioè, anzi, diciamo che lo so, non lo so nei dettagli, ma lo so. Google funziona così. Un miliardo, cioè ha un esercito praticamente sterminato di robot. Che cosa sono i robot? I robot sono i cosiddetti crawlers, sono come
come si dice in italiano? Crawl, sono quelli che cioè vanno in giro per la rete, no? Sono dei programmi, se volete ne facciamo uno tanto per allenarci. Bot, Eh? no? Come? Bot si dice in termini No, bot, BOT. i bot sono i robot, ma i bot, cioè i crawler sono dei bot, ma sono dei bot particolari, cioè loro partono da una pagina, che potrebbe essere una pagina qualsiasi, e una pagina HTML che loro leggono dalla rete, e da questa pagina loro vedono quali sono i link a altre pagine. Da quei link vanno su altre pagine, e dai link che stanno su altre pagine vanno su altre pagine, e così via. Di questi bot Google, i cosiddetti Google Bots, ce ne stanno veramente miliardi sparsi in giro, che lavorano in continuazione. E che cosa fanno? Leggono i link e li rimandano indietro a Google, ok? Rimandano indietro, esiste questa pagina ha questi contenuti, e Google indicizza il tutto. I contenuti di Google sono le pagine collezionate dai crawlers e indicizzate. In maniera che quando uno cerca whatever, Luca Spanedda, lui va a cercare tutte le cose in cui c'è scritto Luca Spanedda. Cioè il programma dice, incidentalmente nel fare questo Google riesce anche a fare il ranking. Perché se per esempio il crawler si accorge che un link è linkato da tante pagine, allora questo link nel ranking di Google, questa è una cosa risaputa, sale nel ranking, quindi si ritroverà per primo. Ok? Quando tu vai a fare una ricerca, semplicemente fai una ricerca all'interno dell'indice e troverai nel ranking che Google ha le pagine che ti servono. Così funziona la baracca. Adesso la sto facendo molto molto semplice. In realtà, ok, su questo poi ci ha costruito, vabbè, diciamo che Google ha cominciato a fare molti 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 soldi quando ha affiancato questo tipo di cose, cioè questo che è un servizio pubblico, diciamo, non è particolarmente con invece un sistema di pubblicità, no? Che è AdWords, che è quello che a seconda di quello che tu stai cercando ti propone certe cose che però ti propone a scopo pubblicitario, non perché rientrano nella tua ricerca, no? E voi sapete bene che questa cosa poi funziona molto bene. Ok, ma scusate, sto perdendo troppo tempo con tutte queste technicalities. Voglio arrivare a una motivazione del perché è meglio nel nostro caso usare, nel caso appunto della composizione e della composizione elettroacustica, cioè della composizione che usa strumenti tecnologici, perché è meglio usare software libero piuttosto che software proprietario. Il software proprietario viene creato da aziende. Allora, il software proprietario intanto non è modificabile, nel senso che voi non avete accesso al software, non potete fare quello che appunto vi ho detto appena adesso, fate il branching, fate il fork,
del repository modificate, fate, poi magari gli fate il pull request, eccetera. Tutto questo nel software proprietario non esiste. Il problema è che il software proprietario è elaborato da programmatori, anche magari da specialisti, mettiamo nel caso, per esempio, di Max MSP, no? Max MSP è un software proprietario prodotto da Cycling74, il quale inizialmente proveniva da un'idea di un compositore che è Joel Chadabi, un famoso compositore di musica Quindi elettroacustica. il pocket non c'entra niente, perché io No, sapevo che no, no, c'entrava. no, aspetta, fermo. Sì. Miller Packet è quello che l'ha realizzato. Ok. L'idea era, diciamo, inizialmente era, una discussione tra Joel Chadabi e Miller Packet. La metafora iniziale della cosa era di ricostruire un sistema di sintesi dei suoni che fosse una metafora dei sintetizzatori modulari di una volta. Ok? Cioè, quindi col Grazie. patching, no? Che att si attaccano le uscite con gli ingressi e così via. Miller Packet l'ha sviluppato all'IRCAM. E boh, io ho usato le primissime versioni di Max, non ancora MSP, e fino alla versione 0.56 ce la distribuivamo, ce la davamo sui dischetti. Tiè, ecco un dischetto, ecco quello. Ah sì, sei andato a Parigi, che hai portato indietro il dischetto con Max, eccetera, eccetera. Va bene, era tutto così. Dopodiché la storia è stata che l'IRCAM ha venduto la licenza per produrre Max a Opcode, che era una società di software musicale. Tutta questa storia ve la sto dicendo per dire che questo è, per esempio, un software che proveniva esattamente dal nostro mondo, ok? Però proveniva dall'idea di un compositore del nostro mondo, che non è l'idea di tutti i compositori nel nostro mondo, no? Cioè è l'idea di un compositore. Dopodiché si è evoluto in questa idea qua, no? L'idea cioè che questo software qua, al di là del fatto che, vabbè, adesso ne esiste una versione commerciale, diciamo che Max MSP è una versione libera che si chiama Pure Data, questa idea qua è un'idea particolare, cioè è l'idea di costruire, per esempio, un qualcosa che possa fare da strumento, ma non è la sola idea che si può avere, no? Per esempio, C-Sound in contrasto, C-Sound è un software che è più specificamente mirato alla composizione, non tanto a fare uno strumento che suona da suonare in tempo reale, quanto a fare uno strumento compositivo, no? Che serve per comporre. Quindi quando uno compone musica strumentale, mica sta là che scrive una nota e c'è lo strumentista che gliela suona. Non è così. Uno scrive, dopo glielo dà lo strumentista dice, che è sta roba? Ritorna indietro, va avanti in re, no? Fino a quando lo strumentista la suona. O per non parlare di musica orchestrale o per larghi ensemble e così via. Quindi diciamo che C-Sound è più in questa ottica. Allora, quello che è importante è capire che, come vi ho sempre detto, non esiste uno strumento che è meglio di un altro, eccetera, eccetera. Dipende quello che uno deve fare. Per esempio, per fare live electronics, uno strumento come Pure Data o come Max MSP può essere più indicato.
Il problema grosso viene dal fatto che, vedete, ciascuno di noi per fare esattamente quello che vuole fare, ammesso che appunto abbia un'idea precisa di quello che vuole fare, per fare esattamente quello che vuole fare ha bisogno di adattare tutto quello che c'è alla sua ne necessità, alle sue necessità. Ora, questa cosa qua, in un ambito di software proprietario, non si può fare. Cioè, diciamo, il software proprietario implica l'idea che voi lavoriate secondo i paradigmi, secondo gli schemi del software che avete scelto. Però adesso come adesso un linguaggio come Faust permette anche di compilare gli oggettini di Max. Ora, vabbè, è molto giovane questa cosa, però è molto facile. Faust può importare a sua volta C, a sua volta può esportare oggettini. Cioè è una catena infinita, però si può, molto chiusa da parte di Luca, Max, ma un minimo, sì. il problema è, prima di tutto, quando tu dici è molto semplice, portala dentro uno studio di registrazione di disco music, Faust, e poi senti che ti dicono, cioè, che è sta roba? No? Perché il punto è che il mercato degli strumenti musicali elettronici è un mercato in cui no, non è previsto che tu cioè già Ableton viene considerato uno strumento molto sofisticato e molto complicato. E in realtà è uno strumento che tu fa play e zot, funziona tutto. Però funziona tutto come dice lui. No? Per adattarlo a fare delle cose che siano diverse, per esempio, appunto, facciamo roba polimetrica, cioè con diversi polimetronomica, latched, non sappiamo più come farla. In realtà no, non è così complicata, solo che siccome non esiste nella disco music, cioè, nella techno. Cioè, si parla di metronomi differenti? Non credo, cioè, non può funzionare, come dire, nei film porno ci stanno persone che si tengono per mano? No, cioè, non funziona, non esiste, capite? Quindi voglio dire, il problema grosso, poi voglio dire anche un'altra cosa. Faust funziona bene per fare quello che dici tu, cioè tu puoi fare VST, plugin, cose eccetera eccetera per altre piattaforme, ma Faust di nuovo è un software che fa solo elaborazione audio, cioè fa strumenti sostanzialmente, Sì, è come è Max, una non logica è... strumentale, no? Sì. Non è una logica compositiva. Non sto dicendo che la logica strumentale non va bene, la logica compositiva va bene. Sto dicendo solo che serve per fare un certo tipo di cose, un certo tipo di cose. Non, per farne altre è totalmente fuori luogo. La cosa molto bella di Faust è che se per caso tu sei in una logica strumentale e vuoi fare una cosa che non rientra nelle No, in quello che c'è in giro, te la puoi fare ed è relativamente semplice. Ti posso dire che è relativamente semplice, ce lo diciamo io e te e Giuseppe Silvi e voi che siete qua con me, ma se no non è così semplice semplice perché implica una serie di cioè, no, non è un caso che Faust piaccia tanto a Julius Smith, quello è il più grande specialista che c'è di elaborazione numerica dei segnali, se lo beve Faust, cioè è la manna del cielo per lui come strumento, no? Però non è proprio
Quindi quello che vi voglio dire è che in linea generale considerate l'ipotesi che il software libero è una definizione molto precisa, non è che sto dicendo software distribuito a piene mani in giro. Software libero è un software che ha una licenza che permette, che dà quattro libertà all'utente. Loro insistono a chiamarle libertà, per me sono quattro diritti, che sono cose molto più importanti. Il diritto di eseguire il programma, che sembrerebbe strano, però adesso stanno ricominciando le cose che se tu vuoi eseguire per esempio Zoom, devi pagare tot soldi, no? Invece nel software libero questa cosa non si può fare. Il diritto zero, cosiddetto, è quello di esecuzione del programma. Il secondo è il diritto di accesso alla sorgente, cioè questo è il diritto 1, che è il secondo. Il diritto 2 è quello di... qual è il diritto 2? È quello di modifica delle sorgenti, le puoi modificare mantenendo l'attribuzione dell'originale, e il diritto 3 è quello di ridistribuire queste sorgenti nello stesso modo in cui le hai trovate. Ok? Quindi significa che non c'è scritto da nessuna parte che non è possibile costruire un mercato di questa roba. Tant'è vero che ci sono tante, per esempio, tante distribuzioni Linux che hanno un mercato di riferimento. SUSE è così, Red Hat è così, eccetera, eccetera. Perché non è che è cioè, questa roba se l'ha inventato un americano. Pensate se poteva impedire che ci si costruisse sopra un mercato. La questione è che il diritto numero 3, che è quello di ridistribuire nello stesso modo, ha un sacco di implicazioni. Cioè, per esempio, se voi usate software libero, non potete ripackeggiarlo e riutilizzarlo e farlo diventare proprietario. Questo è per questo che vengono spesso chiamate licenze di tipo virale, perché nel momento in cui un software è libero, l'unica cosa che non si può fare è farlo diventare proprietario, cioè rimane libero. Naturalmente ci sono innumerevoli casi di violazione della licenza, eccetera, eccetera, ma ce ne freghiamo. Diciamo che la cosa importante è che rimanga, che ci sia del software che rimanga libero, e questo diciamo che è abbastanza garantito. Bene, detto questo, possiamo passare beh, no, l'ultima cosa da dire sul software libero è che nel software libero trovate assolutamente tutto quello che vi serve, cioè ci sono sistemi operativi che sono liberi, che sono in software libero, ci sono strumenti di lavoro che sono in software libero e così via. In generale, tipicamente, tutti i linguaggi di programmazione sono liberi. Non conosco linguaggi di programmazione proprietari, però forse ci sono, in giro c'è di tutto. Comunque, vabbè, Max MSD. se Max è un linguaggio di programmazione, io sono una suora. Vabbè, però così lo chiamano. Bah, sì. Ragazzi, i linguaggi di programmazione sono una cosa seria. Per
In linea generale, appunto, i linguaggi di programmazione sono tutti liberi, ma il motivo è molto semplice. Fare un linguaggio di programmazione proprietario significa condannarlo, cioè significa perché la prima cosa che si vuol fare è convincere tutti quanti che sia qualcosa di utile, altrimenti se il linguaggio poi non viene utilizzato e sappiate che nonostante siano tutti liberi, eccetera, eccetera, le sorti dei linguaggi di programmazione sono estremamente fluide e delicate, perché dipendono tantissimo dalla comunità di riferimento. Per esempio, quello che stavo dicendo, i miei studenti di triennio sono fissati con Python, giustamente anche perché Python è anche un buon bancomat, nel senso che se sapete programmare in Python, avete en passant, diciamo, e trasversalmente un lavoro. Incidentalmente, per me, per vari motivi, non è il miglior linguaggio che c'è in questo momento sulla piazza, però riconosco che effettivamente è quello più diffuso, non solo, ma che per esempio dal punto di vista delle librerie matematiche ha una serie di librerie che valgono la candela. NumPy è una di queste, SciPy è un'altra e così via, Matplotlib, c'ha tutta una serie di cose che vengono molto comode. Non è un granché come linguaggio, ma insomma, vabbè, ce lo faremo bastare. Ci sono linguaggi che sono, secondo me, migliori dal punto di vista sintattico, però hanno meno successo. Ruby è uno di questi. Ruby ha meno successo nonostante sia più efficiente di Python e tutto sommato molto meglio concepito. Però questo poi dipende molto cioè ci si fanno le guerre di religione sui linguaggi di programmazione, quindi pure voi le farete, dischi, ah no, è meglio questo, è meglio quello, è meglio quell'altro. In realtà, boh, la cosa migliore è essere poliglotti perché servono sempre. Ok, diciamo che, oh signore, scusate. Allora, prima di cominciare con la programmazione, vorrei fare un attimo il punto su se mi seguite su come funziona un programma, perché l'avevamo visto, ma giusto per ripassare un attimo. Un programma quando sta a livello di codice macchina, lo possiamo visualizzare così. Aspettate un attimo che metto. No, sì, no, me lo sono mangiato, non c'è. Scusate, mi sono mangiato, non so perché, ma c'era. Scusate, perché non lo vedo qua? Allora, scusate, salvo questo. Niente.
Adesso vediamo come funziona un programma. Ah, sostanzialmente voi avete che il vostro programma sta in memoria ed è in codice macchina, no? Quindi ce lo troviamo in una locazione di memoria. Questa è la nostra RAM. E la questione è che il programma è fatto qui c'è un'istruzione, no? Istruzione A, qui ci sono i dati di A, poi qui c'è l'istruzione B, sono i dati di B, e la CPU non fa altro che scorrere questa memoria. Ok, certe istruzioni della CPU possono far saltare il puntatore, il program counter. Questa è tutta la storia, no? Cioè il program counter della CPU prima sta qui, legge tutti i dati, eccetera, eccetera, poi va qua, no? Però magari questa istruzione è jump e qua c'è la prossima locazione di memoria, quindi questo va qua, no? Che è la locazione di memoria indicata dal jump e così via. Poi a un certo punto qua c'è un altro jump e che la fa andare qua e così via. Ok? Questo è il funzionamento interno e finale di un programma. Cioè, quando un programma è arrivato a livello macchina, questo è quello che succede. Ora, naturalmente all'inizio quello che si faceva era di riempire le istruzioni un po' per volta, cioè si metteva la prima istruzione nella prima locazione di memoria con i dati, eccetera, eccetera, poi si andava alla seconda e sapete come Con si la fa? condivisione Com'è? e non c'è più la condivisione schermo, però non so se l'ha levata No, apposta. non, l'ho levata, però non è tornata la telecamera. Non so perché. Perché la mia telecamera è accesa. Ma non si vede la mia bella faccia, allora tanto vale che rimetta la condivisione. Ok. Allora, una volta, appunto, le cose si facevano così, si... Prego. No, dico io non ho neanche la condivisione, non so gli altri. Ah no? Non si vede? Allora è saltato tutto. No, non... Però in basso a destra vedo il suo volto con la condivisione, pure alla fine. io vedo, sì, la condizione sul... Invece se Aspetta. provo a cliccarci sopra vedo solo schermo grigio. Aspettate un attimo che adesso provo a... No, mi sembra che sia andato tutto a ramengo. Non capisco cosa sia successo, ma... No, perché il bello è che la mia telecamera è accesa, scusate, vabbè. Li ho buttati fuori tutti? No. No, però adesso vediamo. C'era... Ok. Allora, all'inizio, appunto, la programmazione si faceva in questo modo. Si riempivano proprio le caselle di memoria, tra l'altro si riempivano con degli interruttori. Cioè, si scriveva nella memoria attraverso degli interruttori, componendo il codice binario che serviva per fare le istruzioni, poi gli argomenti, eccetera, eccetera. Vi potete immaginare
che razza di bagno di sangue fosse questo, una cosa di questo genere, nel senso che gli errori erano all'ordine del giorno e tra l'altro, ecco, se pensate che fate errori adesso mentre scrivete programmi, potete immaginarvi che cos'era, che cosa poteva voler dire di questo tipo di programmazione. È chiaro che la prima cosa che pensarono, tra l'altro oggi a pranzo ho visto un documentario su von Neumann, su John von Neumann, che era un famoso matematico, ma che si è occupato anche di far diventare i computer quelli che conosciamo oggi, perché è stato lui che ha inventato l'idea proprio di programmi, cioè di collezioni di istruzioni che si trovano in memoria. Con von Neumann ha fatto tanto per inventare quello, ma siamo rimasti là. I linguaggi di programmazione sono venuti dopo. Qual è l'idea dei linguaggi di programmazione? L'idea dei linguaggi di programmazione è che c'è un software intermedio che traduce del codice che è scritto in un linguaggio che appunto si chiama linguaggio di programmazione, lo traduce in codice macchina, cioè lo traduce nel set di istruzioni che serve per fare quella collezione di azioni. Riprovo a ricondividere lo schermo, vediamo se succede qualcosa di buono. Non capisco perché non va dove dico io. Lo vedete adesso? Si Sì, vede? Ok, sì, sì. allora l'idea è che il codice, che è del testo, è del testo puro, voi sapete bene, noi programmiamo spesso insieme e quindi sapete che è del testo scritto in una sorta di inglese, no? Allora, questo testo qua c'è un software che gira sulla macchina, no? Che legge questo testo e lo converte in codice macchina, e questo codice macchina può essere eseguito. Allora, esistono linguaggi sostanzialmente di due tipi. Esistono linguaggi compilati, poi vi spiego la differenza e poi chiudiamo qua perché continueremo la prossima volta, e dei linguaggi interpretati. Nei linguaggi compilati, pretati, non posso scrivere e parlare allo stesso tempo, nei linguaggi compilati, il programma è il cosiddetto compilatore. Il compilatore legge il file sorgente cosiddetto, quello dove voi avete scritto il vostro codice, e produce un file cosiddetto eseguibile, no? E questo file eseguibile può essere messo pari pari nella RAM e eseguito, perché questo file è la collezione di istruzioni già pronte per l'uso per la macchina, per questa macchina qua piuttosto che un'altra. Questi si chiamano compilatori. Se
Se poi siete interessati, potremmo anche fare un po' di teoria dei compilatori, che è molto divertente. Però, insomma, divertente a chi si diverte con sta roba. Linguaggi di questo tipo sono, per esempio, il Pascal, che ormai non si usa più, il C++, il Go. Go è il linguaggio inventato da Google, ma è un linguaggio compilato. Invece, verso gli interpretati abbiamo, che ne so, quello che abbiamo visto l'altra volta, Awk, è un linguaggio interpretato, Perl, che è un derivato di Awk, ormai vecchio. Poi appunto Python, che è un derivato di un linguaggio che si chiama ABC, e poi c'è, beh, qua c'è anche Haskell, che sta venendo su in questo momento. Python, poi c'è Ruby, e poi c'è tutto quello. Diciamo che, per esempio, non è veramente un buon parallelo, no? Volevo fare un parallelo con linguaggi musicali, ma non viene bene. Per esempio, Faust è compilato, però la forma in cui è compilato è diverso da C-Sound. C-Sound è un compilatore di suoni, Faust è un compilatore di codice. Anche se questo ci metterei un punto interrogativo, mentre invece i linguaggi interpretati sono più tipo Super Collider, e poi la famiglia Pure Data, eccetera, eccetera. I linguaggi interpretati sono nei linguaggi interpretati non c'è compilatore, ma c'è un interprete. Un interprete è un... Allora, questi sono questi qua. I linguaggi interpretati hanno l'interprete che legge il codice e lo trasforma senza file intermedio, lo trasforma subito in codice macchina. Quindi, per esempio, io posso prendere una console e scrivere del codice, appunto, posso prendere, aspettate, adesso fermo lo sharing qua, prendo il terminale, e posso, per esempio, scusatemi, e posso, per esempio, far partire un interprete Python, per esempio, e scrivere codice Python. Per esempio, questo è codice Python, e dopodiché io posso scrivere random, e quello tira fuori numeri a caso, no? Cosa sto facendo? Nel momento in cui io premo invio, lui crea il codice, lo fa eseguire dalla macchina e mi ritorna quello che il codice produce, ossia un numero a caso. Ok? Se prendo, se lo faccio, sì, se lo faccio con linguaggio C, a parte che non mi ricordo più come si fa in C, ma se faccio la stessa cosa in C, no, scusa, beh, ci va bene. Per farla in C devo scrivere del codice in C, no? Allora, devo scrivere un programma, devo fare quello che mi dice, stdlib.c,
anche adesso vediamo se riesco a fare questo stunt di scrivere al volo un affare che produce codice random. E devo scrivere proprio tutto il programma e il programma, scusate, qua ci vuole anche un altro. While Non ho capito una cosa. La stdlib importa la standard library No, e vabbè, importa gli immagino header della standard library, però che mi servono per via di rand, perché mi serve ok. questa chiamata qua che esiste là dentro. Basta, questo dovrebbe bastare. Vediamo. Oh, però vedete, questo non fa niente, questo è un pezzo di codice, no? Se non lo compilo, adesso lo compilo. Lo chiamiamo random. E lo compilo con random.c. Guardate che è qua, oh, è fatto, ce l'ho. Eccolo qua. Qua dentro, che cosa c'è dentro random? Schifezze, vedete? Cioè, c'è codice macchina. Ok, questo non si vede niente perché questi sono numeri e codice macchina. Ok, in compenso questo se lo faccio girare, questo è un eseguibile. Farlo girare significa che dalla shell lui lo chiama, lo mette in memoria e questo gira. Ecco, fichissimo, crea tutti i zeri, quindi è pure sbagliato. Dove ho sbagliato? Perché? Cosa ho fatto di male? Rand dovrebbe funzionare, no? Rand void, random generator, cosa devo fare? Srand set the new sequence rand, this sequence is repeating call blah 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 blah. If no, the rand function with a value of 1. Ah, ok. Non è rientrante, se no bisogna trovare randr. Vabbè, non so perché, ma in questo momento produce solo zeri. Quindi vedete, per esempio, è sbagliato, ma me ne sono accorto solo adesso eseguendolo. Vabbè, adesso lo guarderò intensamente e poi lo committo dentro il repository quando sarà giusto. Ok. Maestro, ma invece, ma quando invece si dice che Python non è un linguaggio, cioè è a metà tra un linguaggio interpretato e un linguaggio compilato, cioè Sì. che è una virtual machine, cosa No, vuol dire Python questo? non ce l'ha una virtual machine, Java ha una virtual machine. Allora, vabbè. Ok, ve lo racconto la prossima volta. Nel senso che è una storia lunga. Naturalmente a un certo punto hanno fatto una Va via bene, di va bene. mezzo, ok? Che è metà interpretato e metà no, e ci sono buoni motivi per farlo, però ve li racconto la prossima volta. No, giuro che lo so, non è che, non è che mi devo preparare per fare una cosa del genere, ma è una storia lunga. Ok. Ok. Arrivederci. Grazie, Arrivederci, maestro, buona maestro. giornata. Arrivederci, Grazie. grazie, arrivederci. Arrivederci, arrivederci.